argomento caldo. Qual è l'argomento caldo? Lo spegnimento dei rotori in volo in caso di emergenza. Allora, io avevo dato una mia risposta per una mia sicurezza, per una mia, come posso dire, convinzione, ma non era una convinzione comprovata sul campo, quantomeno non volutamente. Era però una convinzione dettata da una mia, un mio pensiero. Ora vi farò vedere delle immagini, se non ve l'ho messa già in sovraimpressione, vi farò vedere delle immagini dove io effettuo delle manovre in volo. Le manovre che io ho fatto sono state stick verso il basso a 45 gradi sia al sinistro che al destro, e stick verso l'esterno, sia verso l'interno che verso l'esterno. Io ho scritto sul gruppo che avrebbe fatto una rotazione in volo il drone, ma non avrebbe spento i motori. Perché? Perché per poter spegnere i motori ero convinto di dover ritenere molto tempo in quella posizione gli stick, e in effetti, come vedete, io l'ho fatte queste manovre, e il drone ovviamente ad un'altezza di 50 cm da terra, per qualora si fossero spenti i motori non avrei fatto danni, e il drone ha fatto quello che avevo pensato io che avrebbe fatto, cioè una rotazione all'indietro. Ovviamente a 50 cm d'altezza ha avuto una rotazione ulteriormente verso il basso e è andato in landing dopo, quando ho insistito più di tanto. Ma quando è successo di aver messo gli stick per un secondo, non ha fatto nulla che muoversi, e quindi l'ho fatto sia la ripresa col cellulare e sia la ripresa dalla videocamera del drone. Quindi potete vedere che il drone si muove e non cade. E avevo ragione io, ragazzi. Mo, se a voi si spegne il drone e vi precipita il drone, dovete cercare il problema non sul drone, ma in voi stessi. Questo test è stato unito ad un'altra cosa che io già avevo testato abbondantemente su tutti gli altri droni, ossia il volo in presenza di pioggia. Sì, non si dovrebbe volare quando piove, non si dovrebbe, ma in realtà non succede nulla. Pensate solamente alla velocità di rotazione che hanno le eliche, difficilmente potrà mai passare una sola goccia d'acqua all'interno di esse. Tra l'altro, se voi controllate e vedete i vari crash test per quanto riguarda il voler distruggere a tutti i costi un drone, spesso e volentieri prendono e gli versano addosso direttamente un litro e mezzo di acqua sopra i rotori, e non a goccia, a bottigliate sane, ma i droni non fanno una piega. L'ho fatto con i miei Mavic Air prima serie, ne ho avuti due o tre, non mi ricordo, tre, uno bianco, uno nero, due sicuro, il terzo non mi ricordo. Poi ho avuto un DJI Mavic 2 Pro, due zoom, ho usato per un periodo brevissimo uno Spark e mo il Mini 2. Diciamo che li ho avuti un po' tutti, quindi quando ho fatto questa pioggerellina così, non proprio a diluvio e tuoni e fulmini, perché non avrebbe senso, ma queste pioggerelline medie, ho sempre volato se dovevo fare un giretto col drone senza problemi. Non è che vi sto dicendo di volare voi sotto la pioggia, ognuno poi è padrone di rischiare come vuole il proprio drone, però non succede nulla di che. Questo ve lo posso mettere per iscritto, almeno io dopo 3 anni che uso i droni mai successo. Insomma, avete capito? Gli stick non arrestano perché non ci potrebbe mai essere un comando che nell'immediatezza arresta i rotori. I rotori si arrestano in caso di emergenza, quando cade un drone allora tu, facendo quella manovra, magari tenendoli premuti in quella posizione per 2 secondi, 3 secondi, allora sì, magari va in landing o arresta i rotori. Ma nel volo può capitare di mettere gli stick in quella posizione, no? Può capitare. Se fossero comandi immediati come una pistolettata che arrestano i rotori, sentiremo ogni giorno droni cadere come piccioni ammazzati con le frecce da cacciatore. Ma così non è, ragazzi.
qui ha ricominciato a piovere, io me ne vado verso casa. Ciao.